Gentili ascoltatori di Radio Science TV di Treviso, buonasera, benvenuti al nostro settimanale notiziario GR Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Puntiamo subito l'attenzione in località Grassizza. Si è tenuta ieri, presso la comunità degli italiani, la 38ª sessione ordinaria della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Sono stati discussi e approvati tutti i punti all'ordine del giorno, in primis quello relativo all'attuazione delle iniziative di cui alle convenzioni MAICI-UI-UPT 2015 e 2016, ampiamente discusso per la sua particolare rilevanza, il punto relativo a bandi di concorso per la nomina degli autori per la stesura dei manuali per le scuole elementari e medie superiori italiane, della Comunità Nazionale Italiana, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia. I bandi saranno a breve pubblicati sul sito dell'Unione Italiana nella sezione Schede e Bandi. Approvato infine dalla Giunta esecutiva anche l'intervento per gli urgenti lavori di manutenzione al tetto della Comunità degli Italiani di Buie. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet dell'Unione Italiana. Ci spostiamo a Buie, attivo consultivo del settore educazione e istruzione. Si è tenuta sempre ieri a Buie, vale a dire quindi il 29 agosto, perché oggi è il 30, mentre stiamo registrando questo notiziario. Questo lo dico per chi ci ascolta poi nelle repliche. Dicevo, si è tenuta a Buie, presso la Scuola Elementare Italiana Edmondo De Amicis, la 9ª seduta dell'attivo consultivo del settore educazione e istruzione della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Il titolare del settore, professor Corrado Ghiraldo, e il presidente della Giunta esecutiva, Maurizio Tremul, hanno presentato e discusso, assieme ai dirigenti degli istituti scolastici italiani della Croazia e della Slovenia e ai consulenti pedagogici, i seguenti punti: il nono assestamento al programma di, scusate, il quarto assestamento al programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2017, il calendario delle attività per l'anno scolastico 2017-2018, la piattaforma didattica multimediale e le proposte e i suggerimenti per il programma di lavoro e piano finanziario 2018. Un approfondimento dell'incontro è pubblicato sul quotidiano La Voce del Popolo di oggi 30 agosto e riportato sulla pagina Facebook dell'Unione Italiana nella rassegna stampa quotidiana. Veniamo a Cittanova, premio della città all'Università Popolare di Trieste. Durante la seduta solenne del Consiglio cittadino, in occasione della giunta, della città per la festa di San Pelagio, il sindaco e il vicepresidente del Consiglio comunale di Cittanova hanno consegnato il premio della città all'Università Popolare di Trieste. Tale premio, conferito per l'impegno nella realizzazione della nuova sede della Comunità degli Italiani di Cittanova, dell'Asilo Italiano Girasole e della Scuola Italiana, nonché per la realizzazione del progetto dell'Accademia di Tiro al Volo nella disciplina TRAP, è stato ritirato dal presidente dell'Ente Morale Triestino, Fabrizio Somma. Presenti all'evento, oltre a molti sindaci di città e comuni istriani e rappresentanti delle istituzioni, anche il vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Raico, e il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del SABO, onorevole Furio Radin. Veniamo a Buie. In occasione dei festeggiamenti della giornata della città di Buie, la locale comunità degli italiani vi invita venerdì 8 settembre alle ore 19:30 alla presentazione degli atti sulla tavola rotonda organizzata in occasione del 65° anno di costituzione del sodalizio bugliese e dedicata ai 600 anni dalla dedizione di Buie a Venezia, 1412-2012. Il tutto sarà anticipato alle ore 19 dall'inaugurazione della mostra personale Vibrazioni d'autunno di Claudio Gussi. Entrambi gli eventi saranno presentati dal critico d'arte Marino Baldini.
Abbiamo il tempo ancora per una notizia. Fiume si terrà lunedì 4 settembre, con inizio alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Fiume, la settima riunione ordinaria dell'attivo consultivo permanente delle comunità degli italiani. La documentazione è consultabile sul sito dell'Unione Italiana. È tutto per quanto riguarda questo notiziario Istria Oggi, andato in onda qui da RST, Radio Saius TV di Treviso, in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Grazie per averci seguito. In studio, lettura in studio di Massimo Bonella, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Thank you.